In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi non mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli ridissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai». Parola del Signore. Ecco, il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni ci accompagnerà per varie domeniche. È un lungo capitolo che si è aperto domenica scorsa con il racconto della moltiplicazione dei pani e ora continua con il lungo discorso che commenta questo segno, come direbbe Giovanni. E infatti inizia proprio con lo spostamento, no? Di tutta la folla che cerca Gesù e arriva con la sua barca, perché erano al di là con le sue barche, al di là del lago, della riva, diciamo, pagana del lago di Tiberiade, arrivano a Cafarnao, che era la sede operativa, la città che Gesù aveva scelto come sua base durante la sua vita pubblica. E qui comincia il lungo discorso di Cafarnao, la lunga catechesi sul pane di vita. E comincia proprio con una domanda: «Rabbì, quando sei venuto qua?» gli chiede la folla. Ma la ricerca di Gesù, anche se in buona fede, non può essere orientata dalle nostre domande, ma deve essere orientata da Lui. È Lui che ci guida al Padre, non siamo noi che riusciamo a trovare la strada da soli. Anche se la cerchiamo in buona fede, dobbiamo affidarci alla guida, e la guida è Lui. E allora subito Gesù orienta questa ricerca, dice: «Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani, vi siete saziati». Cioè la vostra ricerca parte da motivazioni, come dire, materiali, da motivazioni umane. Ecco uno che ci spama con 5 pani e 2 pesci, spama 5.000 persone, ci risolve i nostri problemi concreti. Non è questo il motivo per cercare Gesù. E allora ecco Gesù che orienta la ricerca: «Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna». E allora la folla incomincia a cambiare le sue domande: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? È una tipica domanda ebraica, le opere di Dio. Tu sei giusto se fai
le cose che Dio ti comanda, se compi le opere che Dio ti chiede. Ma Gesù anche questa domanda la orienta, la cambia. Questa è l'opera di Dio, dice Gesù, l'unica opera che Dio vuole, che crediate in colui che Egli ha mandato. Non si tratta di fare delle cose, si tratta di vivere la fede nella sua persona. E allora ancora un'altra domanda, quale segno compi perché ti vediamo e crediamo? Tu quale opera fai? E qui si introduce il tema della manna nel deserto. I nostri padri hanno mangiato la manna e Gesù dice, ma quello era solo un segno, era solo un simbolo. Non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, così chiamavano la manna, il pane che scende dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Ecco allora che la folla si mette nell'atteggiamento giusto. Signore, dacci sempre questo pane. E allora arriva la rivelazione. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Cioè Gesù è colui che davvero sfama la fame e la sete di felicità, di senso, di speranza, di orizzonte che tutti noi portiamo nel cuore. Chiediamo al Signore sempre questo pane.